Questa è una commedia romantica che tratta dei temi e dei valori molto importanti come l'amicizia, come l'amore anche se non è il, scusa, anche se non è l'argomento principale. A me piace questo, il fatto che sia un film leggero e che si tratti di una storia di amicizia vera. Oh, quante prese all'esame? 27. Neanche se sommo tutte le materie faccio un 27. Dopo tutte le regole e gli orari del liceo, gli anni universitari sono unici. Hai finalmente tutto il tempo che vuoi a tua disposizione. E allora ti perdi sui libri, ti ubriachi di libertà e non solo, eh. C'è un gruppo di sei ragazzi provenienti da posti diversi, un siciliano, una calabrese, una di Sora. Addirittura un iraniano che si trovano a condividere una casa. Questa è un po' la storia e naturalmente succede di tutto. Sono tre ragazzi e tre ragazze con caratteri molto profondamente diversi. Ragazzi, ve lo dico, noi dobbiamo tornare alla politica, ma quella con la P maiuscola. È così che si lotta, facendosi le canne? Fa di tutto, tranne che studiare. Secondo me è un certo fascino. Sì, ma chi dei tre? No, la casa. Il mio personaggio è un personaggio che crede in qualcosa, quindi in un sogno, e cerca con tutte le sue forze, con tutti quelli che gli vengono contro e con l'aiuto soprattutto anche di questa amicizia, infatti più che amici, di arrivare ad un obiettivo, quindi di mantenere questo sogno, di poter riuscire a fare ciò che ama fare, quindi di diventare felice, tra virgolette. Il mio personaggio è una ragazza nella quale anche mi sono in parte riconosciuta, o meglio, è molto timida, ha sempre paura di sbagliare, eccetera. Questi universitari diventeranno appunto molto più che amici, o meglio, ci sarà una complicità a fine film, si aiuteranno a vicenda e questo secondo me è la cosa più divertente che farà divertire. Io faccio Giorgia, che è una ragazza che soffre molto di mancato affetto da parte dei genitori. Però attraverso il film, attraverso varie vicende, attraverso questo bel gruppo che si va a formare, andrà a colmare questa mancanza e troverà la sua serenità. Questo per cosa lo usi? Per il giorno degli esami, no? Quando rivedo nude sui manifesti o sui giornali, penso che invece sarebbe bello mostrare il loro cervello. Che schifo! Io sono il personaggio di Faraz. È venuto in Iran per studiare, è venuto in Italia per studiare ingegneria nucleare e molto determinato, vuole sempre averla vinta, è molto orgoglioso. E il problema è lui non sa se dopo gli studi, dopo gli esami, deve tornare in Iran o rimanere in Italia. Emma Mastropasqua è una ragazza casertana. Molto esuberante, solare, con il sogno di diventare una showgirl. In realtà nasconde dietro questa facciata di esuberanza e spigliatezza e quant'altro, nasconde tante paure e tanti drammi. Io interpreto Alessandro Caruso, che è un ragazzo di Palermo che è costretto dalla famiglia a frequentare la facoltà di medicina a Roma. E mentre in realtà lui nutre tutta altri sogni, cioè lui vuole fare l'attore comico e si trova in questa convivenza con i suoi due amici, insieme poi subentreranno le ragazze ed è un personaggio che vive tutto con superficialità, con leggerezza, probabilmente perché ha alle spalle una famiglia che gli permette questa leggerezza di fondo, perché poi dice vabbè, io gli esami me li compro, tanto poi i soldi ce l'ho, quindi posso coltivare il sogno di fare il comico. Questo è Alessandro. C'è la storia delle malattie su questo letto. E mo? Avete cambiato qualcosa qua? Dai, facciamoci una promessa. Tra 10 anni tutti qui a raccontarci chi siamo. Mi sono piaciuti molto, mi è piaciuto la loro credibilità. Cioè, quando ho rivisto il film, a distanza di tempo, mi è piaciuto proprio vedere perché mi sembrano veri, che è la cosa più importante nei loro momenti, nelle loro riflessioni, nelle loro emozioni, nella commozione, nella risata, cioè tutto ciò che ho visto mi è sembrato credibile. È vero che è una fortuna iniziare con Federico perché ci ha aiutato molto, soprattutto io. E iniziare con lui già mi ha rilassato perché ho subito capito il genere di persone, quindi ho
Ok, si può cominciare con delle basi solide. Grazie a Federico perché abbiamo potuto lavorare con... Io ero molto rilassato. Non ci serve niente! Papà! Sono il padre! Avevo capito! La vuoi far arrabbiare? Allora mi guardi, mi sorridi, parla magari di qualcosa. Sei una favola stasera. Chi di noi non ha paura, Carlo? Farazza ha paura di tornare in Iran, Giorgia ha paura di restare sola, Emma ha paura del futuro. Alessandro poi lo vedi, dai, con tutti i casini che combina, ha paura anche di respirare. E tu? Io. Spettacolo. Ciao, spettacolo, spettacolo. Ciao a tutti, un saluto. Venite a vedere Universitari dal 26 settembre al cinema. Ciao. Spettacolo, che spettacolo. No, vabbè, allora un saluto agli amici di Che Spettacolo, okay. Che Spettacolo. Ciao. Cercavo una stanza e non mi sono reso conto che invece avevo trovato molto di più. Una famiglia.